Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi capita spesso di ricevere sia dalle persone che seguo, i ragazzi che seguo, sia in generale dagli altri. E la domanda è: come capisco che peso utilizzare e quando aumento questo peso? La risposta può sembrare ovvia, aumenti quando riesci, ma non è proprio così. E voglio parlarne oggi dopo la sigla. Capire che peso usare? Beh, può sembrare ovvio, cioè provo, capisco e provando, capisco che 10 ripetizioni di panca manubri le faccio con 32, cioè a caso. In realtà la cosa è un pochino più complicata e voglio farvi una domanda, uno spunto di riflessione voglio darvi. Qual è l'ultima volta che avete fatto 11 ripetizioni piuttosto che 9 o 13 o 7? Se la risposta è molto 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 tempo fa, probabilmente state sbagliando qualcosa nei carichi che utilizzate. Questo perché è statisticamente impossibile che se voi vi allenate con determinati buffer, è impossibile che non andiate mai oltre o sotto il range di ripetizioni che dovreste usare. Vi faccio un esempio pratico per spiegarvi il concetto di che peso usare e quando aumentarlo. Io tendenzialmente nelle mie schede non metto mai lapidario 3x8, 3x10, 3x12 e così via. Cerco sempre di mettere un range di ripetizioni, tipo, e da più tempo seguo la persona, più questo range si amplia perché più o meno ci siamo capiti su che cosa voglio, che è l'argomento di questo video. Cioè, indicativamente posso dare un 3x8, 10 con buffer 1, 2 o 3x8, 12, ancora meglio, e casi estremi 3x8, 15, proprio il top. Perché non è tanto importante il numero di ripetizioni che si fa. Non è che cambi realmente qualcosa se io faccio 8 ripetizioni piuttosto che 10, piuttosto che 12. Lo stimolo è identico, cambia magari leggermente il carico che uso. Ma quello che conta è trovare il peso giusto che mi permetta di lavorare con il buffer giusto. Cioè, l'idea non dovrebbe mai essere prendo un peso e stabilisco prima, devo arrivare a 12 ripetizioni, per dire. Ma io so che devo stare in un range, 8-12 ripetizioni. Prendo un peso e non parto appunto con l'idea ne faccio 12, ne faccio 10, ne faccio 8, ma faccio il massimo di ripetizioni che riesco fino ad arrivare al buffer che mi è stato indicato. Quindi prendo 30 kg di panca manubri, faccio il massimo di ripetizioni che riesco e cerco di arrivare al buffer di 1-2. E cosa succede? Possono capitare alla fine tre cose. Il primo set sforo, vado a farne 13-14. Quindi cosa succede? Quel set, ok, è valido perché comunque ho raggiunto il buffer di 1-2, ma il set dopo, visto che devo stare in 8-12 ripetizioni, aumento il peso. Caso 2, becco tranquillamente il peso giusto, quindi faccio 11 ripetizioni, perfetto, con buffer 1-2 e i set successivi continuo ad usare quel peso a patto di non scendere sotto le 8 ripetizioni rispettando il buffer, quindi magari viene una cosa tipo 11, 9, 8. Perfetto, sono stato nel range. Se dovessi scendere, magari viene 11, 8, 7, fa lo stesso. Se fossero 4 set, dopo quello da 7, magari calo il peso per rientrare di nuovo in quel range. Scusate, magari se tutti questi numeri magari vi incasinano, però spero di rendere l'idea. Terzo caso che può succedere, prendo un chilo troppo alto. E invece che a 8-12 mi fermo già a 7. Quindi, ok, il primo set allenante perché comunque l'ho fatto col buffer giusto, ma il secondo e il terzo set calo il peso per permettermi di stare nel range indicato. Quindi, fondamentalmente, come scelgo il peso giusto? Ogni quando lo aumento, scelgo il peso giusto quando questo peso mi permette di stare nel range che mi viene indicato. Lo aumento o lo diminuisco quando vedo che al primo set sforo o vado sotto il range che mi è stato indicato, né più né meno. Se io a priori stabilisco già che con quel peso ce ne devo fare 12, può capitare che magari un giorno lo senta più pesante, un giorno lo senta più leggero e magari quel giorno che lo sento più leggero avrei potuto farne 14, 15 e avrei potuto usare un peso più alto che non vado a fare perché sono pigro e non ho magari neanche bene la capacità di gestire il buffer. Quindi ogni allenamento andrebbe preso il peso che uso e dire faccio il massimo delle ripetizioni che riesco ogni set rispettando il buffer e vedo cosa esce. È matematicamente o statisticamente impossibile che io
riesco a fare un 3x8, ad esempio, sempre con lo stesso peso, sempre con lo stesso buffer per 3-4 set, perché vuol dire che la prima ripetizione avrei potuto fare magari di più, con un peso più alto, eccetera. Quindi variare i pesi tra i set, provare a cambiare un po' di più i pesi, è il modo migliore per capire quando aumentare il peso e che peso usare. Non è che devo aver paura di sbagliare, perché se nella scheda ho 3x10-12, oggi ne metto 36 di chili e arriva 8, quel set comunque allenante, quel set mi ha insegnato qualcosa, soprattutto che con quel peso magari è ancora troppo pesante per fare quel range, il set successivo calo a 34 ed ecco che ne faccio 10-12. Comunque mi sto allenando anche se manco il peso giusto. Non devo aver paura di cambiare, di provare, perché è quello che mi insegna il buffer, mi insegna quante ripetizioni devo fare, mi insegna che peso usare. Più vario, più imparo a conoscere i pesi, più imparo a capire le mie capacità. Se io mi fisso a priori che tutto quel 3x8 lo faccio con un dato peso, probabilmente canno anche i prossimi allenamenti e imparo di meno. Quindi non abbiate paura di provare pesi un po' diversi dal solito, sperimentate, e non succede niente se fate un 3x6, se fate 7 ripetizioni invece che 8, o se ne fate 13 invece che 12 piuttosto che 15. Quindi mi raccomando, variate, e solo così imparerete bene a programmare, a capire le sensazioni giuste e ad applicarli negli allenamenti. Spero che questo video pieno di numeri non sia stato troppo confusionario, che sia passato il concetto quindi di che peso usare quando mi approccio a una scheda. Se avete domande, lasciatemi pure un commento e noi ci vediamo al prossimo video.